Si torna a giocare e finalmente possiamo un urlarlo a squalciagola. La Marignanese Cattolica 1923 riparte da dove era stato interrotto il torneo. Dalla domenica del recupero in trasferta sull'ostico campo della San Maurese. Intanto la classifica che vediamo, illustrata grazie alla collaborazione di Romagna Sport, vede un bel salto in avanti del Fiorenzuola. Ma Prato e Lianese devono recuperare ancora delle gare. Vedremo. Intanto i giallorossi sono alla ricerca del primo RAI stagione. Erano usciti sconfitti immediatamente sul campo del Seravezza e avevano ottenuto un solo punto sul campo del Seravezza. Corticella, a pochi chilometri da casa i giallorossi si giocano un'importante chance per ottenere il primo sorriso in stagione a microfono di Roberto Gabellini ascoltiamo il tecnico giallorosso Simone Lilli Mister Lilli, si ricomincia? Sì, non vediamo l'ora dai, dopo un mese di stop e dieci giorni di di, di quarantena eh, non vediamo l'ora di, di, di vedere un pochettino il nostro lavoro come come sta progredendo e come sta andando, no? e lo possiamo vedere solo con, una, con le partite ufficiali perché quello è il punto, è il punto di riferimento. E quindi, poi farlo anche con, uh, subito con un derby no? è sempre stimolante e bello. San Maurese è cambiata, non è più quella iniziale, poi avete giocato in amichevole, eccetera. quindi bisogna stare molto attenti e cercare di dare il massimo. Sì, sì, bisogna stare molto attenti, bisogna dare il massimo, come dici tu, è cambiata. Eh, anche se io l'ho seguito in queste, in queste cinque partite eh, con le quattro sconfitte che avevano fatto inizialmente, però eh, se vai a leggere, vai a vedere le partite, eh, mh, vedevi sempre una squadra che era lì sul pezzo, che, che magari ha perso per delle, per delle situazioni, quindi non in maniera rendevole. Quindi il lavoro poi dopo li ha, li ha portati a fare il 5-1 a, eh, a Forlì. Eh. È una squadra cambiata, ma è una squadra come che in categoria l'esperienza ce l'ha e quindi sa che cosa, cosa deve fare. Però noi dobbiamo guardare a noi stessi, veniamo da tre risultati utili consecutivi, vogliamo continuare questa striscia e, e avanti tutta. Anche perché il cattolica marignanese, anche lei ha avuto le sue problematiche, poteva chiudere delle partite e poi per un motivo o per l'altro, senza stare troppo a recriminare, però potevamo avere qualche punto in più. Ma questo sì, lo, lo, lo possiamo affermare, però il campo alla fine ha decretato quello e quello è secondo me la cosa, è la cosa giusta. Ma credo che poi di queste recriminazioni, di queste situazioni con un campionato così anomalo ce ne saranno, ce, ce ne saranno tante, perché eh, ti prepari, ti fermi, poi riparti, questo vale per noi, vale per tutti. Tutte le squadre eh, che fanno calcio a questi, a questi livelli, no? e, e poi immagino magari le squadre che devono fare domenica, mercoledì, domenica, mercoledì come noi, no? e anche noi lo dovremmo fare, ma sicuramente meno degli altri, quindi ognuno deve gestire le proprie cose e secondo me arriva alla fine e ottiene i risultati chi sbaglia, chi sbaglia di meno alla fine, perché i conti si fanno alla fine. I ragazzi stanno tutti bene, finalmente hai recuperato tutti? I ragazzi stanno, stanno tutti bene, c'è naturalmente qualche acciacco da, da gestire, però credo che arriveremo domenica con la miglior squadra possibile da, da poter affrontare questa, questa partita e portare a casa il risultato. Una domanda fuori dal coro. Sì. Le nostre telespettatrici ci chiedono: ma Mister Lilli alla prima vittoria della partita si taglierà la barba? No, no, eh, non, non, sono, non, non, ho questa... non sono Scaramantico, quindi non, no, io cioè, faccio, faccio quello che devo fare, indipendentemente da, da vittoria, pareggio, o sconfitta. Che perché, ripeto, il lavoro lo stiamo facendo, le prestazioni ci sono. E dobbiamo limare sicuramente alcune situazioni, se no avremo vinto qualche partita. E però ripeto i conti si fanno alla fine. Però dobbiamo vedere domenica. Noi ragioniamo domenica dopo domenica come giusto che sia. È giusto che sia. Allora in bocca al lupo e speriamo che arrivi prima possibile. Eh. La prima vittoria, i primi tre punti? Sì, sì, ma io eh, di quello non sono, devo dire la verità, guarda, innanzitutto crepi il lupo, però io non sono preoccupato da questo punto di vista perché non è pareggiare e vincere adesso che ti fa la differenza. Sì, naturalmente ti dà eh, un risultato positivo, ti dà sicuramente più autostima, e questo è fuori discussione, però alle volte dalle situazioni non semplici possono venire fuori delle grandi cose se, se ci sono degli uomini di un certo tipo. Buona fortuna, eh, eh, ne avete bisogno, ma so che ve la conquisterete. Eh, ma io questo bisogna, la fortuna o le di favori bisogna andarsela a cercare, non piovono dal cielo. Ciao, buon lavoro! Ciao, grazie, grazie. Dopo aver ascoltato il tecnico Simone Lilli si prosegue finalmente a parlare di calcio giocato e lo facciamo ai microfoni di Roberto Gabellini con il direttore sportivo Rino Danielli. Rino Danielli si ricomincia. È una cosa positiva anche se l'avversario che incontrerete domenica è di quelli tosti. Sì, ehm, sono contento di, di ricominciare perché ovviamente quando si parla di calcio eh, l'unico giudice è, è il rettangolo, quindi eh, giocare è sempre positivo. Ovviamente la situazione non è cambiata perché stiamo aspettando il protocollo, quindi giocheremo sempre in, in difficoltà come, come può tutti, ci stiamo allenando anche con tante difficoltà. Ma detto questo, domenica si riparte, incontreremo una squadra tosta, una squadra che è cambiata rispetto a inizio, a inizio campionato, perché ha inserito due o tre giocatori nuovi. È una squadra fatta di 3-4 individualità importanti, eh, tra cui Bonandi, che è un giocatore secondo me che si sta bene di un'altra categoria. Troveremo un, un campo ostico è una squadra diciamo tosta che rispecchia un po' il suo mister però queste partite sono belle da vivere per noi è una, è una gara importante perché deve dare speriamo finalmente svolta al nostro campionato perché noi siamo una squadra che abbiamo, abbiamo tanta qualità e quindi andremo lì a testa alta senza paura per cercare di fare la nostra partita e di portare a casa il risultato Portando a casa il risultato, anche l'autostima dei ragazzi crescerà e ce n'è bisogno, visto che nelle prime uscite la Marignanese Cattolica ha avuto qualche buio oltre qualche lampo. Sì, eh, diciamo che più che buio abbiamo avuto un paio di cali di tensione, eh, di attenzione, cosa che stiamo cercando di migliorare giorno per giorno. Ripeto, la squadra ha qualità e non per, per stare in queste, in queste posizioni di classifica, quindi io domenica mi aspetto una grande prova di carattere, siamo ancora un po' rimaneggiati, devo dire che il Covid da un punto di vista ci ha dato una mano perché abbiamo recuperato qualcuno, ma purtroppo abbiamo perso anche qualche altro giocatore, però mh, non importa, quelli che, che, devono, che entrano in campo devono essere determinati tanto quanto quelli che, che non ci sono. E quindi questa è veramente l'ora di dimostrare che squadra siamo e, e che dobbiamo uh, e possiamo giocarcela con tutti. Quello che è positivo è l'ambiente. Io vedo i ragazzi, sono tutti sereni, molto educati, disciplinati. Hanno fatto gruppo. Sì, il gruppo, il gruppo è importante. Io ormai lavoro da, da, da molti anni nel calcio e so che il gruppo è fondamentale. Questo è un gruppo, è un po' una caratteristica nostra, quella di creare dei gruppi sani, dei gruppi diciamo di, di, fatto anche di, di, di ragazzi a posto. Questo è uno dei migliori gruppi, diciamo, sotto questo punto di vista, di quelli che ho lavorato fino adesso. Ovviamente, per chiudere il cerchio ci manca anche il risultato, visto che parliamo di calcio e questo loro lo sanno, non devono avere l'assillo perché comunque il campionato è lungo, eh, però ovviamente ad oggi è arrivato il momento di, di dimostrare veramente la nostra forza e spero che lo, lo facciamo già da domenica. Grazie. Grazie a voi. Concludiamo questo speciale con l'intervista a Mirko Palazzi, difensore della Marignanese Cattolica 1923, protagonista anche con lo storico risultato della nazionale sammarinese, uscita in battuta per due partite consecutive. Palazzi, sei un nazionale sammarinese e oggi sei qui a Cattolica per dare il tuo contributo ad una squadra marignanese cattolica che può fare certamente bene in questo campionato. Sì, conosco l'allenatore Simone Lilli dall'anno scorso, vista l'esperienza che abbiamo avuto in eccellenza e diciamo, sono rimasto in buoni contatti anche nel, nel periodo diciamo, del Covid, quindi dell'anno scorso, e, cioè, è venuta questa possibilità quindi, di firmare a Marignano e eh, alla Marignanese Cattolica. E sono molto contento di essere qui e voglioso di intraprendere questo campionato di Serie D. La tua esperienza può essere utile, questo gruppo che è abbastanza giovane, però è un gruppo molto unito. Sì, anche se magari è nuovo come gruppo, però ci siamo uniti subito, eh, fin dal ritiro a Cagli che abbiamo fatto ad agosto. È un gruppo unito e vediamo, speriamo di diciamo, accumulare punti in campionato, quelli che magari per adesso diciamo, non abbiamo ricevuto, però negli allenamenti mettiamo sempre la, la giusta intensità per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di far bene in campionato e di, di salvarci il prima possibile. La partita di domenica con la San Maurese non è delle più facili, anche se sulla carta può sembrarlo, però la squadra è cambiata moltissimo, quindi bisognerà affrontarla col piglio giusto. Assolutamente, eh, non è da sottovalutare la San Maurese che ha dei giocatori importanti, è un allenatore che eh, tosto le sue squadre diciamo, le fa giocare in un modo molto aggressivo, le prepara molto bene e dovremo essere pronti e determinati per eh, raggiungere il nostro obiettivo. Vedo comunque che sei positivo, credi molto nella tua squadra? Sì, io sono sempre fiducioso per quanto riguarda diciamo, le caratteristiche capito, della, della squadra, eh, delle persone, da, dall'atto umano, e quindi è questo che poi alla fine fa la differenza. Eh, anche Nodari, eh, il nostro compagno di squadra che si è, che si è aggregato. Per ultimo, ha dato un valore in più aggiunto a questa squadra e speriamo di, di raggiungere, come dicevo prima, il nostro obiettivo il prima possibile. Importante arrivare a questa prima vittoria che è determinante per l'autostima. Esatto, se c'è mancata, sì, magari come dici te, il, la vittoria. L'abbiamo assaporata diciamo, in diverse partite, e che però comunque non è mancata diciamo, la prestazione. E vedremo se domenica sarà la giornata giusta per la prima vittoria. In bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Otto gol messi in cassina nell'ultimo turno di campionato dalle due squadre avversarie. Domenica 5 le reti della San Maurese sul campo dei Forlì. 3 quelle al calbi della Marinanese Cattolica 1923 col progresso. Lo zero in casella è escluso. Vedremo dal campo la risposta. Per questo speciale, è davvero tutto. Nella prossima puntata ascolteremo alcuni aneddoti simpatici a cura del dirigente Domenico Bianchi.